Ciao a tutti, oggi cucino io! Ciao a tutti, ben ritrovati a questo episodio speciale del Nuraghe. Oggi si parla di cucina sarda. Cosa prepariamo? I Ballaredus alla campidanese. Ed ecco a voi ingredienti. Olio d'oliva, sale fino, Ballaredus campidanesi, ovviamente quelli fini, non quelli della Barilla, e questa è una marca di un pastificio locale. Salsiccia, questo è l'impasto della salsiccia, qui si trova tranquillamente, altrimenti basta prendere una salsiccia normale e sbudellarla e poi vi farò vedere come. Pepe, passata di pomodoro, cannonau e pecorino. Questo è pane con le cipolle che ci mangiamo noi dopo. Allora, siamo pronti? Però ci vuole l'outfit giusto, iniziamo. Beh, intanto iniziamo a prepararci. Cosa serve? Un bel camice per evitare di sporcarci. Ce lo leghiamo. Forse ce l'ho, Forse. Ed ecco qua, fatto. Poi, bellissimo, vero? Poi, siccome fa caldo e bisogna cucinare, si suda, bisogna tenersi idratati, una bella birra Ichnusa non filtrata per me e il mio cameraman, che oggi per l'occasione è Enrico. Ci versiamo un po' di birra senza fare l'effetto cappuccino, magari. Ebbene, possiamo iniziare. Iniziamo. Intanto prendiamo la padella antiaderente, bassa, versiamo un filo d'olio d'oliva, poi ovviamente facciamo partire la fiamma bassa, la più piccola, e poi una volta che scalda l'olio prendiamo la nostra salsiccia o la pasta di salsiccia, in questo caso la tradizionale, invece quella di maiale, che qui è molto saporita, anche questa emana già da chiusa un profumo particolare, ma comunque va più che bene, e poi tendiamo ad aromatizzare un po'. Ok, cominciamo a prendere da qui un cucchiaio. Ok, la tagliamo poco a poco, così non rimane tutto un blocco unico. Tanto nel frattempo che scalda, adesso cominciamo a versare la pasta di salsiccia, la si sbriciola piano piano. Oggi ovviamente faremo il tanto per 2-3 persone, contando che questo sarà anche il pranzo mio del cameraman. Lavoci sempre le mani, mi raccomando, ad ogni passaggio. Spostiamo la fiamma, forse è meglio, perché qua ci mettiamo 3 giorni a cucinare. Questa salsiccia è già abbastanza profumata e saporita di suo. Io ci vado ad aggiungere giusto un pizzico di sale. Un po' di pepe. Ovviamente non tutte le salsicce sono saporite uguali. Qua in Sardegna si fa col pepe o col finocchietto. Dunque è sempre molto ben saporita. Comunque, se da voi non è così, aggiustate. Poi io forse adesso ci verso del vino rosso, questo del cannonau che avevo aperto. Mi raccomando, non si butta e non si spreca niente.
e facciamo sfumare il tutto, così il vino dà colore e sapore alla carne. Ma vedete, non ho messo né soffritto né nulla, tanto qui faccio un po' di danni. Fuggiamo. Dio, che faccia schifezza. Okay. E lo lasciamo andare lentamente. Ovviamente qua manca un ingrediente, che è lo zafferano, che molti mettono, metto a cottura, appunto quando c'è la salsa, che io oggi non ho messo perché facendo questo tipo di sugo non ce n'è bisogno, perché è un sapore già particolare. Cominciamo a mettere l'acqua a bollire. Nel frattempo che si riduce il vino, pesiamo la pasta. Questi sono Malloreddus, di un pastificio della mia città, del pastificio Corona Banca, che si trova in diversi supermercati, ma voi potete trovare tranquillamente anche in supermercati fuori dalla Sardegna quelli della Casa del Grano. Siamo in due, dunque mangeremo sugli 80-100 grammi a testa di pasta. Adesso vado a pesare. Ok, 200 grammi. Il vino si è ridotto, non tantissimo, ma il giusto. Mettiamo il sugo. Mettiamo tutto. Ovviamente un po' d'acqua. Ok. Questo lo mettiamo via. E mescoliamo il tutto. Intanto, come vedete, il sugo sta bollendo, l'acqua ha iniziato a bollire, e prendiamo il sale grosso e gettiamo il sale dentro. Ok, così ci siamo più o meno, un altro pochino, e vado a prendere la pasta pesata. Ecco qua, fate vedere come sono, fini fini, poi tenderanno a gonfiarsi in cottura. Una bella girata alla pasta. Andiamo a vedere qua che continui. Diamo un'assaggiata al sugo per vedere se ha bisogno di sale o pepe. Pizzichino di sale. E lasciamo andare piano piano. Abbassiamo la fiamma del sugo. Ci vediamo fra qualche minuto. Allora, il sugo è pronto, l'ho appena spento, si è addensato, come potete vedere, è un bel sughetto, l'ho anche assaggiato, buono buono. E adesso faccio una cosa che ha fatto Nerd Chef in live tempo fa, ovviamente su Twitch, seguitemi anche lì. Prendo pecorino, questo è pecorino sardo, ovviamente stagionato, preso dal produttore, che è di Sardali. Mescolo un po' di acqua di cottura, magari senza Malloreddus. Prendo una forchettina qua e creiamo una cremina.
una cremina col pecorino. Alfonso, hai visto? Ho seguito i tuoi suggerimenti. Mi raccomando, questa è la variante di Alfonso nel chef. E creiamo una cremina. Allora, il sugo è pronto, la pasta è cotta. Allora, spegniamo il fornello della pasta. Prendiamo le presine, scoliamo, qui lo scolapasta c'è già. Ok, prendiamo un bel recipiente. Salsa, vedete la salsiccia è rimasta a pezzettoni, mettiamo il suo finale, qui siamo un po' grezzi, dunque gettiamo e basta, senza fare cose fighette. Aggiungiamo la crema di pecorino, come ci ha insegnato Alfonso, e adesso manca l'ultimo tocco, pecorino grattugiato a pioggia. Come se piovesse. Ci vediamo fra qualche secondo per l'impiattamento finale. A questo punto impiattiamo. Ok, ci sia. Beh, ragazzi, questa io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati sulle prossime uscite e sulle info del canale trovate il Linktree per vedere in quali social sono attivo e soprattutto trovate il link per entrare a far parte del gruppo Telegram, il gruppo dei nuragici, che è una bellissima community che sta crescendo piano piano. Vi aspetto lì. Grazie a tutti, io adesso mangio. Buono, buon appetito ragazzi, al prossimo video.